Eccoci qua, siamo vicinissimi al comune di San Luca, 4.000 abitanti, una cittadina che per molti non significa nulla, ma per tantissime persone in Italia e all'estero è una cittadina, un paese speciale. San Luca in Aspromonte è, come dice il magistrato Gratteri, è la mamma dell''Ndrangheta, il paese a cui fanno riferimento tutte le cosche di 'Ndrangheta, e quindi diciamo ha un particolare significato anche perché nel diciamo distretto di questo comune c'è il santuario della Madonna di Polsi, dove secondo la tradizione gli 'ndranghetisti ogni anno facevano i loro rituali di affiliazione. Ci avviciniamo dunque a San Luca per descrivere e raccontare un po' questo particolare paese che tra l'altro è senza sindaco da diversi anni. Quindi procediamo. Eccoci qua all'ingresso del comune di San Luca. San Luca in Aspromonte, la mamma dell''Ndrangheta. Ecco, siamo a San Luca, ma dobbiamo rallentare, ci sono le capre, quindi dobbiamo farle passare giusto così, dare la precedenza perché insomma, non sarebbe corretto. Scappano tutti, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Lei non scappa, no? Eh? Non scappa lei. Sono giornalista, giornalista, Eh? giornalista. Giornalista di quale giornale? Lavoro per tanti giornali. Ah, per tanti Non, come si vive qua? Come si vive qua? È di qua lei? Mica che male c'è, scusi. Per noi non c'è il male di sicuro, ma per tutta la specie, per voi altri giornalisti che l'avete. No, io non sono venuto a parlare male. No, no, avete parlato prima male, tutti i giornali. Io no. Hanno messo questo paese alla rovina. Adesso è colpa dei giornalisti. Scusi, non è colpa dei giornalisti. Signor? Quando si dicono bugie non è colpa di Signor? giornalisti. Di nome io mi chiamo Klaus, lei? Francesco, perché? Signor Francesco, è colpa dei giornalisti, dai, che c'entrano i giornalisti? La cronaca è sbagliata, una cronaca sbagliata. Sì. C'è una critica sbagliata, Beh, bisogna dare anche dei è una motivi, critica bugiarda. bisogna anche dare dei motivi per parlare bene, no? C'è il santuario. Come Corrado Alvaro, sì. Corrado Alvaro è nato qua. Sì. C'è la casa, dopo la vado a riprendere. Sì, mi piace. Sì, Com'è che diceva Corrado Alvaro, il calabrese vuole essere parlato? non vorrebbe, penso che tradito non vorrebbe nessuno essere. Non vorrebbe essere tradito. Tradito? Tradito, Tradito da chi? Buongiorno. la politica, Anzi, buon pomeriggio. la politica, quelle che ci hanno denigrato. Lei di quanti anni vive qua? Io? 76 anni. Senta, se ci sono stati dei casini non è colpa dei giornalisti, lei lo sa. Ma vede, sì, Dai. i casini ci sono da tutte le parti. Anzi, in queste zone non succedono quelle brutte cose che Beh, sono succedono successe, si nel sono resto ammazzati. d'Italia. Per esempio, io vedo tutti i giorni, vedo forum, Sì, la ma Palombelli. La quei scandalosi si fanno Palombelli, ma quello è inventato. è inventato? Ma dai. Ma se sono vere quelle sono Ma che veri. è una schifezza Quelli sono veramente. attori. Lei è brava però la conduttrice, a me piace. La Palombelli. Sa di chi è la moglie, no? No, Di Rutelli. Quella è la Rutelli. moglie di Rutelli, Barbara Palombelli. Allora. Buongiorno. Eppure Non voglio buttare per terra la. ma che la butti pure No, no, e no, dove no, la no. metti in tasca? Perché non fanno i Non c'è un cestini? contenitore, perché? Dai, non mi va, vado nel bar, torno subito. Ma va bene, va. Buon Grazie. lavoro. Come?
come? È rivolta verso di me. Guardi. È rivolta verso di me, eh? Scusi, è rivolta verso di me. Se permette. Io mi posso riprendere. Non sto riprendendo a lei. Salve, apostolo! Klaus Davi, giornalista. Ma io l'ho capito che sei un giornalista. Che giornalista? Mi ero accorto prima perché ti ho visto in qualche trasmissione. Sto bene, perché qui tutti così diffidenti? Come diffidente? Che... No, lei mi ha dato le indicazioni. Giusta. E che giornale sei? Per tanti giornali, lavoro per tanti giornali, lavoro con la Rai. Alla domenica. Con Giletti lavoro, collaboro con Massimo Giletti. Bravo, Giletti. Sì, bravissimo. È una bella trasmissione, l'Arena, mi pare. Io lavoro qua. Che lavoro fa? Lavoro con i videogiochi, con l'automatica lì, con lo Stato. E siamo venuti qua a fare una riparazione. Qui cos'è? Un bar? Un altro bar? No, questo è un circolo. Di? È un circolo. Mm. Ma come lavoro che c'è qua? Turismo? Turismo c'è poco. Settembre. Se non mettono a posto la Salerno Reggio Calabria. Beh, la stanno mettendo a posto. Sì, no, stanno lavorando. Renzi qualcosa sta facendo. A differenza di anni addietro, devo dire che Renzi qualcosa sta facendo, si sta muovendo qualcosa sulla Salerno Reggio Calabria. Per cui quello sarebbe il punto di riunificazione. E lei dice così l'afflusso di turisti. È logico, certo, perché sì, Salerno Reggio Calabria. Senta, la gente mi dice, voi avete, non rivolto a me, in generale, avete sempre parlato male di noi, eccetera, e quindi noi subiamo molto questa cosa di San Luca, no? Ma adesso mi pare tranquilla la situazione. No, un paio d'anni a questa parte che è tutto a posto. Le famiglie si sono riappacificate. No, è tutto regolare. A parte che ne hanno arrestati un sacco, quindi. Io, sinceramente, guardi, non sono di qua, però ti posso dire di che mi trovo bene di Siderno. Vabbè. Pochi chilometri lavoro qua, però c'è gente tranquilla, gente senza problemi, anzi gente rispettosa, tutto tranquillo, tutto. Buongiorno signora. Tutto tace, tutto tranquillo. Piacere. Come mai nessuno c'ha il casco? Io non ti sentivo. Io non ti sentivo. In italiano mi devi parlare. Se no non ti... sì, Milano. Perché sei venuto qua? Faccio un... Sono un tuo giornalista. No, tu è giornalista. Giornalista. Perché? Che male c'è? No, niente. C'è un lavoro come un altro. Perché non volete fare i giornalisti? È capace. Parlami in italiano, se no non ti capisco. Dovete fare. Beh, un po' di più, se no chiudo. No, di più sì. 2 euro. No, di più. Ci fa 10 euro. Ma il giornalista può guadagnare anche 2-3 mila euro al mese. Tutti i culo, no? 2-3 mila euro al mese. Buongiorno. Buongiorno. Di dove venite? Milano. No, avete portato da avanti. Di? No, ma un giornalista. E facete sotto foto questo ragazzo. Facete se una foto e mandate là sopra. Sopra. Che cosa in giro. Cosa fate voi, la scuola? No, noi facciamo sega tutti i giorni. No, non va bene. Se non vai a scuola non farai niente nella vita. Commettiamo? Bisogna studiare. Io a scuola niente, ma tu fai sesso. Io faccio? Sesso. Ma manco sai cos'è? Ma come parlano sti bambini? Cosa gli avete insegnato? Come sanno Come parlano sti bambini? Cosa vi insegnano a scuola? Sai che dirselo? Sono poi in mente alla quarta. Almeno ti vado alla quarta. Fai la quarta elementare? Almeno la quarta ogni tanto. Ma mettete la quarta. Finisco un attimo con sti bambini. Volete bere qualcosa? Ve lo offro io. Sì, cosa volete? Una cosa. Buongiorno. Che
molto bene, sono giornalista. Sei minorenne tu? Faccio del suo posto. E che male fa? No, non voglio. Non ti riprendo se non vuoi. Perché avete tutti paura della telecamera così? Non abbiamo paura. E che cazzo è? Ma è che siamo... Sparare troppo cazzate e quindi siamo stufi di... E chi spara cazzate? Noi? Ma questo... Allora Allora cu. Chi spara cazzate? Che ne so. Ma su cosa? Sul paese? Ah? Spara cazzate su che? Io manco ma parlato. Ma tante cose che andrete a dire, vedete che c'è assenza di lavoro. Cioè... E chi lo nega questo? Nessuno la nega. Non c'è lavoro, che... Che volete sapere? Ma sul paese, come paese, si vive? Andate, che c'è... Andate, io sto qua intanto. Andate in chiesa che c'è... Prete. C'è il prete. E che ve ne fa? C'è la, il Santo Venere, c'è la rovina. Sì. Dove... C'è la Madonna di Polsi? No, no. Cos'è a settembre la Madonna di Polsi? Beh, di gente ne viene. Lei come si chiama? Francesco. Klaus, piacere. 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 Vabbè, vado a chiedere. Sì, chiedete. Basta, no. Che problemi ha? Il problema è che il paese c'ha parecchio. Parecchio giovani che sono senza lavoro qui. Che c'entra i problemi quelli della giustizia con questo, scusi? No, no, te parlo di questi giovani che arrivano a 18 anni. Cosa c'entrano i suoi problemi con la giustizia? I miei problemi sono i miei, non hanno... Sì, ma cosa c'entrano con il lavoro? Non ho capito il legame. C'entra se andavi a lavoro prima, magari non... Allora, intanto il lavoro ve lo potete... qui c'è. Potrebbero venire turisti, potrebbero venire, potreste fare B&B, potreste fare un sacco di cose. No? Ma mi spiega lei cosa è venuto a fare qua? Scusi, questo è un paese libero. Sì, ma cosa è venuto a fare? Un servizio. Allora vado in giro e faccio il servizio. Sto in giro? No, vado a fare le riprese. Panoramiche, poi fa. Ma qual è il problema, scusi? Ognuno fa il suo lavoro. Faccio il suo lavoro. Lo sto facendo, non la sto riprendendo, vedi, sta in basso. Mi auguro che non mi riprenda. No, senza il consenso non lo possiamo fare. Però scusi, qual è il problema? Non è che sto facendo niente di male, se lei non vuole essere ripreso. Allora, qual è? Ma sono tutti come il signore qua. Qui ci sono accoglienti così. Ci sono parai. Se accogliete la gente così, la gente non verrà mai qui. Parai fuori sta la gente come lei è meglio che non si perdono posti. Come ha detto? Come lei è meglio che non. E perché? Perché sì. Cosa ho fatto di male? Mi conosce? Se la conosci la eviti. E perché? Perché sì. Ma mi spieghi, mica le ho fatto niente di male. Se non accogliete le persone non verranno mai qui. Perché non accogliamo perché non vengono per buono. Che ne sa? Io se io vengo qua, ho fidanzata, moglie, cose, eccetera, e mi dicono, ma come ti hanno accolto? Malissimo, non è chiaro che non verrà. Invece questa è una cosa, ma è una cosa. Quando si scrive, questa intanto riprende quello che dice lei. Questo lo sappiamo che sta registrando tutto. Sì, ma io non sto riprendendo. Però quando si dice una cosa, si deve scrivere sul giornale, su questo, quella la realtà. E qual è che non è la stata? Realtà, noi fai che no. E quale cosa non è stata scritta, scusi? Ne è tutto in negativo. Ma scusi, se la prima cosa che mi dicono che arrivo qua è che tu sei un giornalista, sì. Vuoi fare un'inchiesta. Cosa, un'inchiesta? Sì. Un'inchiesta, una battaglia. Sì. E fa una battaglia sul lavoro qui per salute. Perché qui non c'è il lavoro. I ragazzi che crescono non hanno, c'è nessuno a venire. Se c'è qualcuno cerca di crearsi un avvenire, un posto di lavoro, non lo lasciano in pace. Perché o c'è un parente che ha avuto a che fare con la giustizia Ma non giudico le persone. E paga le conseguenze del parente. E non lo lasciano lavorare. Faccio delle famiglie che non hanno avuto mai a che fare con la giustizia. Però scusa, cosa c'entra? Non lavoro con i problemi della giustizia. Ma sono questi. Si chiama lei di nome, non il cognome, il nome. Il nome non ti dico adesso. Io mi chiamo Klaus. Io lo so. Come lo sa? Lo so che l'ho visto sul giornale o su Instagram. A me? A lei. Non ho ammazzato nessuno. No, per l'amor di Dio. Nessuno ammazza nessuno. Uno fa una battaglia giornalistica dalla volta, dal punto di vista poi avete così, poi può essere da un altro modo, però non è paura. Però se accogliete la gente come avete accolto me, no, come non verranno mai turisti qua. I
comune, ma i turisti non è che devono dover, è qui che vengono a prendere. Scusi, con questa natura che c'è, il passeggiate, vede, potete, potreste fare dei B&B qua, potreste fare... E se non lo lasciano in pace, se uno giovane cresce... Invece di fare le faide potrebbero lavorare. Se uno cerca un finanziamento alla regione per fare un posto turistico, non glielo danno perché c'è un parente che gli dicono mafioso quando pure mica che butta una denuncia. Mica tutto, ma qui tutti abbiamo parenti che hanno avuto con la parte della giustizia. Parente, la responsabilità è e individuale. È personale. E allora dovrebbe essere, dovrebbe essere, però no, vai alla questura del Bovalino se gli dicono che è così. Quindi vi sentite tagliati vai fuori. Alla questura della Bovalino. Ma lei che dice, problemi ha avuto? Ma tu vai alla questura del Bovalino, ma San Luca la responsabilità è personale o è individuale? O lei lo sa che se io voglio sapere i suoi precedenti non me lo dicono perché c'è la privacy, quindi a questo punto non, quel discorso che dice lei vale relativamente, secondo me. Ah, però, però con questo, questi posti qua... Tu qui poteva fare una battaglia sulla legalità, legalità è la cosa. E il lavoro. E il lavoro. Qui ci sono giovani che pagano e nessuno la sa. Vai alla questura del lavoro, vai con la caserma dei carabinieri. E prende l'ultimo verbale e vede che cosa sono successi. Che è successo? Va tu vai. Perché c'era un parente e non hanno dato il finanziamento. Giovani che sono arrivati, che fanno parte della famiglia, con bambini piccoli, se avevano creato un lavoro l'hanno chiuso, non l'hanno fatto lavorare. Questo è sempre giusto. Ragazzi che non hanno avuto mai che fare con la giustizia, soltanto per il zio per il non è giusto. Boh. Comunque dovete cambiare anche voi. Noi cambiamo, ma il problema è che sono. Non è che la gente viene qua per aggredirvi, eh. Dobbiamo cambiare tutto. Cioè devono cambiare i giornalisti. Colpa nostra se, pure se la, gente, la maggior parte. Se la gente si è ammazzata qua è colpa nostra. No, la maggior parte, voi altri, perché non siete, non parlate la realtà. Ma cosa diciamo? Beh, soltanto siete come. Come gli avvoltoi, siete, come gli avvoltoi. Il signor Mario, mettiamo cosa, che si chiama Mario. Quando succede qualche cosa di male, subito come gli avvoltoi. Io parlo però per non me. Vedete, non vedete la situazione. Come sono clinica, venuto a vedere. Sono, vedete, sono venuto tutti a vedere. Guardi. Qua siamo tutti disoccupati. Sì, male, è fortunato chi è riuscito, chi è riuscito a entrare in forestali. Ha capito? Che perché solo questo ente fa che rimane in Calabria? Quando vanno 10-15 in pensione operai dalla forestale, vengono rimpiazzate dai giovani? Dai giovani. No, non vengono perché non c'è un turnover. Qua a San Luca i giovani sono destinati a immigrare se vogliono il futuro. In tutti, in tutti i posti. Lei si chiama, mi può dire? No, Kendai mi chiama. Kendai? Nessuno, come. Nessuno, no, Ulisse. Ha studiato lei? Ulisse. Ha studiato? No, abbiamo visto il film, no? Mm-hmm. Per esempio, una cosa che non va bene è che non c'è il cestino per i mozziconi. No, esatto. Esatto. Come mai non l'hanno messo? No. Il commissario doveva. Quando c'è. Ci sono tante cose che non fanno bene. Ma l'hanno sfasciato. E l'ha sfasciato chi? I cittadini? I cittadini, chi? Quello è? No. No, c'era. Come su, non è che c'era. No, è da minimo 12 anni che mancano. Adesso c'è una legge che non possono buttare dei mozziconi a terra. È vero. Ma quello là perché mi detesta così? Che gli ho fatto? Che cosa? Chi? Quello con la giacca marrone. Guarda che quello là è una persona istruita. È perché io no. È un avvocato, Lui, io no. Lui è in legge. Quello è avvocato, non è che sa quello che dici. È perché io sono scemo. No, per l'amor di Dio, no. Se parliamo di lavoro, a nessuno si interessa. Guardi, i suoi dita quanto sono tutti uguali. Grazie al cielo. Eh? Perché come devono essere? Sono tutti uguali. Non sono uguali. È per questo. E così è il mondo che non è uguale. Perché quell'avvocato era così aggressivo? Perché cosa? Quel signore lì. No, non era aggressivo. È il suo carattere, perché magari, come si dice. Poi è pure avvocato, è laureato. Laureato. Un laureato. No, dato che voi altri siete...
siete sempre delle, i giornalisti, e poi dicono sempre cose che non dovevano quindi che dire. Messaggio vogliamo loro, dare? Loro che messaggio vogliamo che dare allora? Vediamo un messaggio positivo. Un messaggio che San Luca è un paese di collaboratori di lavoro, e se c'è il lavoro. Se c'è il lavoro, ma questa frase non interessa a nessuno, quelli ho fatto, no. Che c'è il lavoro non interessa. Bisogna collaborare con i giovani per andare al lavoro, mettere il lavoro, per fare lavorare i giovani, disoccupati. Questo è un padre di famiglia, disoccupato. Quando stanno parlando, vale. E così stavo dicendo che siete scostumati qua. Fate vedere che siete educati, dai. Lettieri, un operaio che non ha soldi per dire da pagare da 200 euro o 100 euro, che non l'ha pagato perché non si trovava dell'anno scorso, dell'anno passato. Gli mandano adesso, gli mandano magari 500. Benedetto, perché non lo scrivete qua? Che c'è un imbroglio del c'è un usuraio. Sono l'altro autorizzati questo, sono l'altro autorizzato. Piacere, come si chiama? Anche lei odia i giornalisti? Anche no, lei odia i giornalisti? Non è che noi odiamo i giornalisti. Bisogna fare il lavoro come cosa, non caricare. Noi abbiamo pure reporter qua. Sì, da tutto il mondo sono venuti. No, ci sono pure giornalisti. Che vivono giornalisti qua. A San Luca. San Lucchese. Abbiamo pure i giornalisti. Corrispondenti della Gazzetta. Sì, Calabria Ora. Calabria Ora ha chiuso. Quotidiano del Sud, quotidiano. C'è questo discorso, ma c'è un malcontento, hai capito? C'è un malcontento perché c'è una disoccupazione enorme. C'è una disoccupazione enorme, ecco ma sta. Tutti. Vabbè. Comunque questo è il discorso, sai, non è che c'è un malcontento quando ce l'hanno con la stampa, non ce l'hanno non con la stampa, non con la legge, cioè, ognuno fa il suo mestiere. Che c'è su di qua? Che c'è su di qua? Finisce il paese? Finisce qua, là in chiesa, dove arriva la chiesa? Siete andati? No, vado in chiesa, c'è il piazzale? Sì, là fuori, quando va là sopra vede che c'è la chiesa, si vede. Ma c'è un piazzale, c'è un bar lì? Sì, c'è il bar, sì. Ciao. Che c'è la messa? C'è la messa? Adesso? Come sta? Piacere, Klaus. Piacere. Come stai? Di qua? Siete sì, di qua? Sì, sì. Dove sei? Milano. Vai sopra che c'è, si può entrare. Ma non è che danno... Non toccano non c'è. Sicuro? Sicurissimo. Quei di San Luca? Sì. Ma come mai a quest'ora? Ah, perché c'è il Venerdì Santo. Sì. Ma lei sta andando alla funzione? Sta andando alla funzione. Buongiorno. Piacere, Klaus, giornalista. Piacere, Klaus. Sto facendo un servizio su San Luca. Vive da tanto qua lei? Da tanti anni che vive qua. Di quando mi feci? Cioè 70. Cosa? Quanti anni vive qua? Da quanti anni? Di quando mi ho fatto. Da quando mi feci? Da quando sono nato vuol dire. Di quando sono da nato. Da quando sono nato, capisco un po' il calabrese. Da quando mi feci? Di quando sono nato. Vabbè, faccio un giro. Com'è adesso? È tranquillo qua? Sì, sono nato a San Luca. Hanno fatto la pace le famiglie? Non capisco di questa cosa, non capisco niente. Perché? Perché no, a me non mi conviene. Io sono per conto mio. E lei è? Io sono per conto mio. Per conto mio? Io no. Perché vedo qui i cognomi. Questa era una cristiana, una brava persona. Non la, sì, morta da poco? Ma ieri mi dispiace. E pelle Angela Maria? Strangio pelle.
88 anni, era un'altra brava persona. Comunque adesso mi sembra tranquilla la situazione, no? Che noi sappiamo. Io sono tranquillo. No, no, lei sì, ma dico la situazione della città. Che c'è qualcosa che no, non va? No, anzi. Allora. Non amano molto i giornalisti. Ce l'hanno con noi. Io non capisco niente dei giornalisti. A me poco mi interessa dei giornalisti. Perché? Così. Che male abbiamo fatto? Io sono un... Beh, fatte mei. Certo. Ha fatto la guerra lei? No. La seconda. La guerra l'ha fatta a Bonami e mio padre. Troppo giovane lei per aver fatto la guerra. Mio padre ha fatto la guerra. Ha fatto 8 anni guerra. Lei di che anno è? 30? Ah. Che anno è? Io? 30? No, 39. Bene, grazie. Io. Buon pomeriggio, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Ho venuto fino alla piazza, ora vado. Lei va giù? Io l'ho intervistato Giovanni Strangio, l'ho intervistato, sta in galera adesso. Io non lo so, Giovanni Strangio e niente altro. Io l'ho intervistato. Io sono per fatte miei, per la mia casa. No, dico, io gli ho fatto l'intervista, io. Giovanni Strangio? No. Sono andato tramite i legali, gli ho fatto un'intervista. Non lo so. Sa chi è Giovanni Strangio? Giovanni Strangio, no. Quello della strage di Duisburg. Io non capisco niente di queste cose. Io sono per i fatti miei, per la mia casa. Non lo conosce? Ne ho fatti di Duisburg e ne ho altri fatti. No, lei non c'entra niente. No. E chiedo al signore magari. E io queste persone di Duisburg non le conosco per niente. Lei le conoscono tutti qua? Io non le conosco. Io non le conosco e basta. Le conoscono tutti. Vabbè, vado a dare un'occhiata. Grazie della compagnia, arrivederci. Fai. Klaus, giornalista. Seguo, ti seguo. La gente all'inizio è diffidente, poi si apre, ho visto. Dopo un po' si apre. Sì. Ce l'ha un minuto adesso? Sì, andiamo. Sì, buonasera a tutti. Conoscete? Sì. No, non mi conosco. Grande. Piacere, Klaus. Piacere, piacere. Domenica, piacere. Giornalista. Piacere. Ciao, ciao, ti chiami? Sei maggiorenne, sì, se no non ti posso riprendere. Sì, beh, gremita padre. Sì. C'è una grande partecipazione. Direi. Però è una comunità difficile, no? No. Sulla bocca di tutti. Molto diffidente. È diventata una comunità difficile. Certo, la diffidenza esiste. Perché che vuoi? San Luca ormai è un nome. Un nome è un brand, si dice in inglese. Lei mi capisce, no? Però se uno vi restasse alcuni giorni a vivere con noi, troverebbe che la comunità è molto aperta. E quindi certo, c'è un po' di diffidenza all'inizio, ma poi si apre, si chiacchiera, si la parla. La gente mi ha detto qui sostanzialmente manca il lavoro. Questo è il dramma di tutti. Se vai a parlare ogni famiglia... aspetta questa grazia da parte dei nostri governanti, che trovino almeno quella forma giusta per portare un po' di lavoro, perché il lavoro è, come dire, ci fa uscire da quell'ozio che può prevarica e ci porta anche a quella disperazione che diventa poi reato o peccato. Senta, da qualche anno c'è la pace sociale, no? Intendo dire, è finita la faida tra le due famiglie, però la presenza comunque si sente ancora. Noi
diciamo una cosa. Permetto che io l'ho intervistato Giovanni Strangio tramite gli avvocati. Sì, ma non è il, quindi non ho pregiudizi. Il problema nostro si pone nel fatto sa di chi parlo, no Giovanni? Sì, lo conosce lei Giovanni? L'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto. Prima che fosse arrestato. Sì, è della nostra comunità e quindi... Veniva a messa a lui? Ma qualche volta, ma non aveva l'abitudine come... Diciamo che la parte maschile è più assenteista da questo punto di vista. Però noi diciamo, ci preoccupa un fatto, che dal 2007 non si sente un colpo di pistola. Lei ha parlato di pace sociale. Era ironico. Ognuno se lo so, ognuno la presenta come vuole. Fatto sta che la faida ha fatto maturare questa comunità. Se prima avevamo omicidi, avevamo colpi di pistola continuamente, eccetera. È da allora che non si sente un colpo di pistola. Forse qualcuno dice, porta delle definizioni, diciamo, personali perché vive in un altro ambiente. Però noi notiamo che la comunità, attraverso quel dolore che ha vissuto durante la faida, è maturata. Quindi si è inserito. Anche grazie al suo lavoro. Le faccio una domanda da giornalista. Sicuramente sarà venuto qualche fedele da lei a dire io ho fatto questo, anche cose molto gravi le avranno sicuramente detto. Come si regola? Guarda, è capitato, è capitato che qualcuno le abbia detto io ho ucciso. Non è mai capitato. Mai capitato. Non mi è mai capitato, e anche perché più anche in altre interviste, anche in qualche libro che è stato scritto con Libera, eccetera. Libera, certo. Io ho affermato che e ognuno ha questa mentalità. Io penso che il delinquente o chi va ad ammazzare una persona non va nemmeno dal prete a dire. Giusta considerazione. E quindi, però uno può avere una crisi, scusi. Che ci sono delle persone che vengono a parlare, a chiedere qualche consiglio, questo sì. Questo sì, e noi diamo i consigli che riguardano quella che è la nostra parte come prete, quindi in particolare il perdono che è essenziale, Papa Francesco questo ci sta insegnando. Vabbè, l'anno della misericordia. La misericordia. E poi noi diciamo che chi commette un reato deve pagare il debito alla giustizia, lo deve pagare, altrimenti quale perdono può ricevere? Comunque lei diceva non si spara più. Io ho detto non si spara più, come lei è stato ironico, io ho voluto forzare la mano, dico... C'è una forma di come dire di collaborazione non si spara. Lei fa la sua parte, sì. E questo lo sanno tutti, no? Che è universalmente noto, tant'è che mi hanno subito detto di parlare con lei, i colleghi giornalisti, Viola della Gazzetta del Quotidiano, eccetera. No, Pasquale, mi ha subito detto di parlare, mi ha dato il suo numero. Però resta il fatto che insomma la situazione qua potrebbe, no? Noi ci auguriamo di no. Ecco, è sempre una supposizione. Lo Stato che si porta. Lo Stato la Chiesa c'è, la spiritualità c'è, ma lo Stato? Lo Stato dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine con i quali si sentono pure collaborati. Devo dire, abbiamo dei carabinieri che sono vicini al popolo, quindi partecipano, ma non lo dico soltanto per una forma di dire o per una vanteria, ma perché veramente hanno capito anche, i reati ci sono, la forma di reato nell'ambito di una comunità come la nostra, come nella società, ci sono, però c'è una collaborazione, c'è una vicinanza, ecco, secondo me parlano di più col popolo, sono più vicini al popolo. E faccio un'ultima domanda, che appello fa alla politica Renzi, a Oliverio, cosa? Anche a noi operatori dell'informazione, però soprattutto perché noi alla fine facciamo il nostro lavoro. Io dico soltanto che si fanno troppe chiacchiere. Io penso che dovrebbero prendere esempio di chi va sul posto dove ci sono queste situazioni. Lei è per me un simbolo, perché la seguo veramente. Bisogna andare sul posto per toccare con mano la piaga, non parlare dietro ad una scrivania. È troppo facile mettersi dietro ad una scrivania e parlare dei mali degli altri, mentre l'altro gode la sua vita piacevolmente. No, non mi piace quel giornalismo. Ecco, nel tipo, non parlo del giornalista, parlo del politico, con la mazzetta di turno e tutto. O vengono per la campagna elettorale. Per la campagna elettorale, per chiedere voti, eccetera, eccetera. C'è questa piaga del lavoro, della disoccupazione, che esiste veramente.
abbiamo la forestale oggi Calabria Verde che va a chiudersi. Calabria Verde, Calabria Verde sotto inchiesta. Sì, che è sotto inchiesta, ci sono tanti problemi. Però era l'unica, diciamo, era la Fiat della Calabria. Della morta Calabria, quella, ancora un'altra che speranza che manca. Muore un'altra speranza. Quindi l'appello a Renzi, Oliverio, ragazzi, poche chiacchiere investite, più fatti, perché poi ho visto tanti giovani, tanti bambini, è vero, e poi noi abbiamo il nostro vescovo che sta facendo una campagna scrivendo a Renzi, sì, scrivendo ai politici, scrivendo a tutti, perché veramente si portino quelle soluzioni per dare una speranza a questa terra. Ok, grazie padre, la ringrazio, grazie, complimenti per il lavoro che fa, complimenti, lavoro, grazie, 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 grazie. Volete aggiungere qualcosa? Volete dire qualcosa? Tu come ti chiami? Ti do del tu. Che rispetto a quello che ha detto il padre? Quello che ha detto Don Pino è giusto, per la verità è quella. Cioè che i politici si ricordano di voi che solo quando... quando c'è del male, poi altro niente. Non li vedete mai? No. Siete maggiorenni voi tutti? Sì. Siamo padre di famiglia, Perché lui sembra un ragazzino. E fa sport, capisci? L'allenatore dei portieri, quindi si mantiene dei portieri? Sì, portieri. E quindi con la formazione c'entra lui, formazione sportiva. Formazione. Ma noi abbiamo pure una scuola calcio, io sono il presidente, che abbiamo 100 ragazzi di San Luca. 100. Perché poi 100. I giovani sono tanti. Due sono tanti. Sì. Ma si sottraggono anche così, no? Guardi, è un'opportunità che si dà in più, perché adesso fare calcio non è più come una volta che magari c'è il gioco che si faceva nei quartieri. Adesso con le scuole calcio si ha la possibilità di portare i ragazzi al campo sportivo e di farli crescere in modo sano, sia da un punto di vista fisico, che migliorano, diciamo, crescono più sani, e sia dal fatto stesso che c'è un'aggregazione dove non possono... Ma certo, ma il calcio è... sport di aggregazione. Di aggregazione, imparare a fare squadra. Sì, certissimamente. A stare insieme, a fare squadra, anche l'altruismo, no? Con gli altri, rispetto. Che insegna a crescere e diventare, diciamo, più uniti nella società. Cosa vogliamo aggiungere? Buonasera. Questo San Luca, per rilanciarlo, cosa dobbiamo fare? Un po' di tutto. Cosa gli diciamo a Renzi, Oliverio? Che gli diciamo? Dai, fate i buoni. Disoccupazione qua, specialmente che in Calabria, e tutto per San Luca, e tutti. Perché se non c'è lavoro, non c'è niente. Paradossalmente si ricordava purtroppo, e sottolineo purtroppo, di più quando succedevano cose negative di qua, no? Paradossalmente. Tanto si ricordano di noi che siamo calabresi e saluchesi. Perché se no non si ricordano più. Però niente. Si potrebbe incentivare il turismo, c'è la Madonna, fare anche... Mi consenta padre, sfruttarla anche un po' di più. Posso dire una cosa? Avete questo posto che è famoso in tutto il mondo e lo usate qua da settembre. E attualmente non si può raggiungere perché la strada è le strade che portano a Polse sono interrotte dalle piogge di novembre. Quindi noi ci auguriamo che la politica... Quindi se io ci volessi andare non ci potrei andare. Deve andare a piedi, deve trovare il modo, e rischi anche di incolumità fisica. Quindi i politici che guardano Polsi come un santuario dove migliaia di pellegrini ci vanno ogni anno, in un posto stupendo, nel cuore dell'Aspromonte, che ci facciano una strada. Una, non vogliamo 100 strade, non lo sapevo. Una strada per arrivarci. Lo diremo. Questo è un appello che lo faccio veramente col con cuore. Con tutti i politici calabresi che ci sono, poi, anche a Roma, tanti. E purtroppo... Lo sa chi è calabrese, padre? Il nuovo direttore generale dello IOR? Mammi, è vero. Magari ci rivolgiamo anche a lui, anche se non è il suo compito. Gli manderemo una lettera, un invito proprio per aiutarci, per darci qualche possibilità. Grazie mille, buon proseguimento.